Soffermiamoci ancora sulla piccola via di Teresa di Lisieux, che è la via che l'ha santificata. Una via fondata sulla coscienza della debolezza sua, e quindi nostra, e della fragilità dell'uomo. Teresina, sin da giovane, aveva compreso che essere santi non voleva dire essere eroi. E questo l'ha capito all'inizio della malattia mentale del proprio papà, che venne internato in un manicomio. E in una lettera alla sorella Céline, Teresina di Lisieux dice parole che potrebbero sconvolgerci se non comprese bene e se non collocate nel giusto contesto. Se Teresina dice che soffrire con coraggio, dice a Céline, non equivale ad assomigliare a Gesù. Difatti, Gesù nella Getsemani ha sofferto con tristezza. Gesù arriva a chiedere al Padre di liberarlo, se è possibile, dal calice di sofferenza, di allontanare da lui questo calice di sofferenza. E poi aggiunge: non la mia, ma la tua volontà. E allora, pensando a questo, la piccola Teresa dice: noi dobbiamo soffrire senza coraggio. E come si fa a soffrire senza coraggio? Che cosa vuole dirci questa carmelitana di Lisieux? Vedete, Teresina era talmente infuocata di questo desiderio della santità che voleva diventare missionaria, che voleva diventare, come dire, subire tutti i generi possibili del martirio, come abbiamo visto in qualche trasmissione fa, per provare a Gesù il suo amore. Ma alla fine, in una lettera del 17 settembre del 1896, lei ci fa comprendere meglio il suo pensiero. Ciò che piace a Dio, ci dice Teresina di Lisieux, ciò che piace a Dio della sua anima è l'accettazione della propria piccolezza, delle proprie fragilità, è la coscienza di essere bisognosi dell'amore di Dio. Ed è su questa nostra povertà che Gesù agisce, che Gesù ci rende santi, che Gesù ci porta per mano, perché è solo Gesù che ci porta per mano ed è solo Gesù che ci conduce alla santità. Beh, se noi fossimo dei perfetti, che senso avrebbe l'azione di Gesù? Gesù stesso ci ha detto che lui è venuto non per i sani, ma per i malati. Ecco allora il pensiero di Teresina di Lisieux. Io non posso essere e soffrire con coraggio, ma devo soffrire senza coraggio e offrire questa mia sofferenza fatta con tristezza al Signore, perché Lui possa purificarmi e possa santificarmi. Soffrire senza coraggio. Ma approfondiremo questo concetto domani, sempre Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!